Family, Family allargata anche oggi pomeriggio, allargata, aspetta che ci sistemiamo, facciamo così, sai cosa fate bene? Sposto la cuffia, mi pettino perché c'è l'innominabile che non va nominato, non va detto che c'è Luca De Michele, esatto. Quindi non diciamolo, che fa le riprese. Ciao Luca. Avete già sentito la voce? Giacomo Sanguinetti, buongiorno! Buongiorno a te. Allora Giacomo, avvicinati pure perché stai vicino al microfono, se no ci fa irruzione il nostro art director Mirko. Dici vicino al microfono che non mi sento. Allora, benvenuto a Radio Sound intanto. Grazie, è un piacere essere qua con te. Grazie caro, apriamo così ufficialmente il Bakery Time ogni mercoledì in onda alle 13.30 su Radio Sound all'interno di Sound Kitchen. Bakery Time è il momento dedicato alla bakery di Piacenza, parliamo di basket, facciamo palla 2? Palla 2, vai. Palla 2. Luca, vieni al pallone, va che io e lui, ecco, Ale, andato. Si è schiantato contro il vetro, non Luca, il pallone, ecco. Allora, parliamo di questa bakery, parliamo subito di campionato appena iniziato, 2 gare, la prima tiratissima vinta, la seconda vinta pure quella. Vinta pure quella, però abbiamo fatto fatica, diciamo, non siamo partiti fortissimo, siamo stati sotto e niente, poi siamo stati bravi come gruppo a rimontare una gara che era partita diciamo in salita e niente, poi siamo stati bravissimi a dare il colpo di grazia alla fine. Parli della prima o della seconda? Della seconda, sì, ok. Sì. No, perché noi guardiamo anche le schermate, ci sono le operazioni di distrazione di massa, c'è questa notizia di J-Ax, dei talent, ma di questa magari ne parliamo anche insieme tra un attimo. Le difficoltà maggiori incontrate in queste prime due di campionato, Giacomo? Se ci sono, cose... No, l'aspetto da migliorare, ecco, più che difficoltà. Beh, comunque siamo un gruppo nuovo, quindi... Come diciamo in tutti i gruppi nuovi bisogna avere un po' di pazienza, sai, bisogna conoscerci perché non abbiamo mai giocato insieme, quindi diciamo che insomma abbiamo vinto, però comunque c'è da lavorare. La famosa amalgama. Esatto. È quella che si trova anche nei cantieri, l'amalgama del cemento, eccetera, sì. Però anche una squadra ha bisogno della sua cementificazione giorno dopo giorno anche. Certo. Poi ovviamente le due partite vinte, magari anche un po' soffrendo, rendono diciamo un gruppo ancora più forte, quindi una spinta diciamo positiva per continuare e migliorare insomma. Ecco, e così inizia la chiacchierata di oggi all'interno di Bakery Time con Giacomo Sanguinetti, l'unico toscano d'Italia ad avere la cadenza più bolognese che toscana, esatto. Non diciamo il perché ma lo diremo tra un attimo, Osufia, no? Lo dico io, esatto. Osufia, l'Embischero, no assolutamente no, neanche Tiziano Ferro è qui già in sottofondo con lo stadio. Tiziano De Ferro, lo stadio lo facciamo noi oggi, anzi facciamo il palazzetto, che facciamo il palabank di Piacenza, faccio l'urlo delle... No, un altro palazzetto? Ah, ecco, qual è, scusa? Palabakery. Palabakery, ecco, giustamente l'innominabile ha detto no, Palabakery, bisogna essere precisi. Era una gag, certo. Proviamo a vedere se era pronto, lui è sempre prontissimo. Molto bene, Giacomo, parliamo un po' di te, perché io ho detto l'unico toscano d'Italia a parlare bolognese. Beh, sì. O meglio, a non parlare spiccatamente toscano. Come mai? Perché tu sei originario di Carrara, no? Sì, di Carrara, soltanto che a 14 anni sono andato a fare le giovanili a Bologna, nella Fortitudo, e niente, quindi facendo superiori là. Posso dire che prima fuori onda è partito un coro, ero nella parte giusta di Bologna. Esatto. Nella parte giusta, giustissima. Ecco. Perché... Virtus. Però vabbè, no, insomma, ho fatto le giovanili là, quindi avendo vissuto per 8 anni nel bolognese, diciamo che l'accento toscano l'ho perso, anche se diciamo che a Carrara non c'è proprio l'accento toscano, insomma, siamo un po' più verso la Ligure, quindi non si sente tantissimo. Sì, siete un attimo dalle Cinque Terre. Esatto. Ecco, perfetto. Che uno scende di che dove vado oggi? Ah, le Cinque Terre, che meraviglia. Poi se c'è caldo c'ho le Alpi Apuane dietro la schiena, e un quarto d'ora di macchina e si va al fresco. Vabbè. Mare, monti. Un territorio meraviglioso. Ma
come ci sei finito tu a Bologna? Cioè ti hanno pescato loro? Tu vabbè, io un provino di un giovane ragazzo di 14 anni che da Carrara finisce a Bologna, in una delle più importanti, anche storicamente parlando, squadre del basket italiano. No, guarda, praticamente diciamo che sì, si può dire un po' fortuna forse, non lo so, però diciamo io compravo i giornalini di basket e avevo trovato una pubblicità riguardante un camp di Carlton Myers, che quegli anni lì faceva il camp a Rimini. Sì. E niente, siccome lui era uno dei miei idoli, ho preso, insomma, parlando con i miei genitori, li ho convinti a farmi andare a questo camp. Che cioè, hai rotto fissato. Sì, esatto. E niente, quindi ho partecipato a questo camp per 5 anni di fila. Sì. E niente, già i primi anni insomma c'erano allenatori della Fortitudo e così, e mi hanno visto e mi hanno proposto di andare a Bologna, insomma. E tu sei praticamente cresciuto, tutte le superiori, tutta la tua vita a Bologna, da giovanissimo, quindi anche iniziare ad assumersi delle responsabilità, cioè stare lontano dalla famiglia, certo, non è stato facile perché insomma ti allontani dai genitori, però comunque era una società diciamo molto organizzata e ti davano tutto e di più, diciamo, insomma, chi ti seguiva negli studi, insomma, in palestra. E poi il salto al professionismo, da Bologna a altre società, dove velocemente le altre città che prima di arrivare a Piacenza... Vabbè, sono stato vicino sempre a Bologna, a Ozzano, subito in DNA, sì, e ho fatto 2 anni lì. Poi sono tornato nella società di Bologna, Eagles Bologna, che insomma era la Fortitudo, okay, però con un altro nome perché vabbè ci sono stati un po' di casini, però vicenda societaria, esatto, eccetera, sì. E poi a Castelletto Ticino, sì, in provincia di Novara, un altro anno di B1, sì. Poi sono stato anche vicino a casa a Livorno, sì. E niente, adesso ho firmato qua a Piacenza quest'anno, che scafati poi Piacenza, ecco, di questo parleremo tra un attimo. Quindi avete sentito tutti i giri che ha fatto, quindi 10 anni nelle giovani, 10 anni a Bologna eccetera, dichiara di averne 25, ma con tutta questa esperienza allora le cose sono due: o hai iniziato a giocare a basket a 3 anni oppure in realtà ne hai 85. Adesso cercheremo di capire un attimo. Giacomo Sanguinetti con noi, Back in Time, intanto One Direction. Keep on falling when I know it hurts. Going fast. One Direction, Infinity, fermi lì, Bonnie, fermi lì, non muovetevi. Cosa facciamo adesso noi, Giacomo? Facciamo una piccola pausa? Piccola, poi torniamo tra un attimo, ok? Affare fatto? Vai. Molto bene, avanti. Lei si chiama Sia, la canzone si chiama Live, ed è il New Sound di Radio Sound. Eccola, è ripartita la telecamera, è sempre, allora rifacciamo come prima, visto che ci sono le immagini, ti hai fatto il trucco tu prima, sistemati, ecco, no, perché ecco, al momento smonto anche il microfono, cioè l'illuminabile che ci sta riprendendo, ecco, non va detto in giro. Allora, caro Giacomo, stavamo chiacchierando di te, del tuo percorso appunto, fatto di tante tappe, tante esperienze, anche molto importanti, e poi quest'anno la Prodo a Piacenza. Com'è nata questa opportunità? Anzi, due domande in un colpo solo, come i fustini, due in uno. Com'è nata questa opportunità e come ti stai trovando qui a Piacenza in questa nuova avventura, con gli obiettivi che vi siete dati? Vabbè, diciamo, com'è nata... diciamo prima sono sempre stato, questi ultimi 2 anni, avversario della Bakery, e niente, probabilmente sono piaciuto, il presidente mi ha subito contattato, l'allenatore l'avevo già conosciuto in passato, e niente, nell'estate ci siamo sentiti telefonicamente e abbiamo trovato l'accordo, diciamo. Ecco, e tu ti stai trovando? Benissimo, compagni super tutti, società anche molto seria,
e niente, Piacenza in sé come città mi piace molto. Senti, a questo punto Giacomo, fare i puntati su sabato, siete attesi dal match con Forlì, un match particolarmente atteso, importante e sulla carta forse, se non sbaglio, uno dei più, come dire, temibili sulla carta. Beh certo, è un test molto importante perché, come si parlava diciamo nel basket d'estate, è una delle candidate a vincere il campionato, quindi si è rafforzata molto e insomma sarà una partita molto dura dove bisognerà affrontarla diciamo col coltello fra i denti, mettere tutta l'aggressività possibile, perché sono due punti veramente fondamentali e ci darebbe una bella impronta al campionato. Secondo te qual è il punto di forza di Forlì? O il punto sul quale stare maggiormente attenti? Ecco, se c'è un singolo o... Beh no, Forlì c'è diciamo una rosa piena di qualità. Sono tutti giocatori esperti che hanno vinto campionati e quindi niente, se trovano la chimica giusta sarà molto dura, però diciamo che dalla nostra parte non abbiamo paura di niente perché siamo consapevoli della nostra forza e niente, l'affronteremo al massimo, diciamo, speriamo di portare a casa due punti. Tu come stai? Io bene, anche se l'ultima partita ho avuto diciamo un piccolo infortunio, adesso tra terapie varie così mi sto già allenando, quindi direi che ci sono, pronto per il match. Benissimo, pronto, prontissimo, mi piace anche quello che ha detto Giacomo, pronti con il coltello tra i denti, Ale, davveri combattenti, molto bene. Giacomo Sanguinetti, grazie ancora, vai, ci diamo un bel 5 che ci stanno anche vedendo da casa e grazie all'innominabile, non diciamo che Luca De Micheli, non diciamo. Poi si arrabbia, ecco. Noi ci ritroviamo con il Bakery Time mercoledì prossimo, sempre alle 13.30 in esclusiva qui su Radio Sound, ma tutti al palazzetto, alla Pala Bakery questo sabato ore 21. Esatto. Giusto? Tutti al palazzetto, in bocca al lupo alla Bakery e avanti con i carri armati nel senso radiofonico del termine. Diamo un'occhiata all'orologio, forse un po' tardi, ma leggermente. Ciao Giacomo, grazie ancora. Ciao, grazie a voi. Sono le 14 e 3 minuti.